Stasera in apertura ancora l'emergenza coronavirus, varato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è in vigore proprio da oggi. Dunque reazioni sia da parte delle regioni, dei comuni, dei sindaci ma anche dei cittadini e dei siciliani. Intanto a Catania ricoverati due autisti della ferrovia Circumetnea. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Francesco La Rosa. Chiusure temporanee che dovranno però essere decise dai sindaci in piazze e vie dopo le 21 di fronte ad eventuali rischi di assembramenti. E poi ancora didattica a distanza solo nelle situazioni più critiche e possibili turni pomeridiani nelle scuole. Questa è la novità sostanziale del nuovo DPCM emanato ieri dal Premier Conte, mirato a tutelare chi rispetta le regole ed evitare il diffondersi ulteriore del Covid-19. Dopo le 18, il consumo nei ristoranti o bar potrà essere consentito soltanto al tavolo, al quale potranno sedersi un massimo di 6 persone. Per il momento restano aperte le palestre, ma le nuove disposizioni non hanno convinto del tutto la collettività. A Catania tamponi a tappeto alla ferrovia Circumetnea, dove due autisti sono stati contagiati dal virus e sono attualmente ricoverati, altre tre invece sono risultati positivi. Contagiata anche una capostazione moglie di un autista. Situazione tutta da valutare, anche perché uno dei due autisti ricoverati, un 62enne, risulta aver rispettato tutte le norme previste, ma nelle ultime settimane ha guidato bus con a bordo anche 50 persone, così come previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non ho ancora avuto modo di capire bene quali sono le attività che verranno intaccate o meno, è da vedere tutto. Non è che cambi molto, è preoccupata per questa seconda ondata di Covid? Sì, perché abbiamo dei bambini piccoli e non sappiamo cosa ci aspetta e come gestire il tutto. Crede che ci possa essere un'ulteriore recrudescenza del fenomeno? No, credo di no. Bisogna stare attenti comunque e tenere tutto sotto, cercare nel migliore dei modi di tenere tutto sotto controllo. È una situazione difficile, guardi, perciò il governo cerca di... Anzi, fino ad ora penso che abbia fatto del bene. Non è che è facile risolvere una situazione del genere, perciò anche questo ha fatto bene. Sono delle limitazioni che bisogna tutti osservare per il bene comune. Sicuramente, e infatti c'è tutta questa epidemia appunto perché nessuno, tanti non ne fanno uso. Io credo che scaricare la responsabilità ai sindaci non è che sia stato il massimo, no assolutamente, ci vuole un bel po' di buona volontà da parte di tutti, però torno a dire, mi piacerebbe un po' più di chiarezza piuttosto che terrorismo, più chiarezza e meno terrorismo. Sei preoccupato per questa seconda ondata di Covid? Ma se io fossi scienziato, cosa che non lo sono assolutamente, o se io fossi virologo, e non sono neanche questo, sono uno che legge e bene o male era previsto. L'unica cosa che non era prevista è che invece di fare le formiche abbiamo fatto le cicale. Bisogna tenersi scrupolosamente a quelle che sono le disposizioni. Credo di sì, senza perdere o snaturare comunque quella che è la nostra vita sociale, perché comunque poi ne va, cioè, chi ne perderà saremo comunque noi, quindi più ci atteniamo alle regole e meglio e prima ne usciremo da questa situazione, senza panico comunque. Le solite cose di ogni che non sanno che pisci pigliare, tutto qua è. A Monzetto non fanno, dicono lockdown, creme 10, creme 9, che senso ha? Sono necessarie delle misure per contenere il fenomeno? Beh, d'accordo, però non so, secondo me dovremmo essere noi stessi a contenerlo, senza inquicchiare nel tutto pare, diciamo, nella movida, nelle cose. Stanno un po' più in cautela, stando a casa e non facendo assembramento. E prima di andare avanti con le altre reazioni, intanto vediamo come ogni sera l'aggiornamento che riguarda i dati. In Sicilia sono 362 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, solo poco più di 3.000 tamponi e il rapporto tra positivi su test è intorno all'11%, lo comunica il Ministero della Salute. Il bilancio conta anche 3 morti. Sale anche il numero delle persone ricoverate, ad oggi siamo a quota 5.
1.593, più 30 rispetto a ieri, con 72 persone in terapia intensiva. Il totale delle persone attualmente positive ha sfondato quota 7.130 invece i guariti. Ed ora il presidente della regione Musumeci, stasera alle 20.30 in diretta, punta intanto sulla sinergia, la collaborazione tra regione e comuni, ed invita tutti al rispetto delle regole per evitare un nuovo lockdown. Il dialogo è aperto e costante, le proposte sin qui avanzate dalle regioni accolte dal governo nazionale. All'indomani dell'emanazione del nuovo DPCM, il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, interviene sulle ultime misure annunciate dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Il governatore evidenzia come la nostra regione sia avanti sul fronte sanitario, con l'acquisto di 2 milioni di tamponi rapidi, perché l'obiettivo è di individuare i contagiati per tutelarli e proteggere al contempo la salute degli altri. Non sappiamo come evolverà nelle prossime settimane il dato epidemiologico, il numero dei contagi. In Sicilia abbiamo dovuto dichiarare 4 zone rosse, ultima Randazzo, anche se non si tratta di provvedimenti particolarmente restrittivi, però abbiamo raccolto l'invito dei sindaci dei comuni interessati. La cintura di protezione che abbiamo creato nelle 3 aree metropolitane, Palermo, Catania e Messina, ci consente di poter aumentare lo screening, perché l'obiettivo della regione è quello di individuare subito il positivo per metterlo al sicuro e al tempo stesso per evitare che possa essere fonte di trasmissione del virus. Quindi ci siamo attrezzati anche ad acquistare 2 milioni di tamponi rapidi, il test salivare per i ragazzi della scuola per evitare il fastidio di quell'asticina che arriva fino alla faringe, entra nel naso. Ho rispetto per il ruolo del governo centrale e per il ruolo dei sindaci, che sono state le sentinelle, i nostri riferimenti utili durante i drammatici mesi della scorsa primavera. Il sindaco è chiamato ad assumere un ruolo importante. Se questo ruolo che ha voluto assegnare il Premier ai sindaci venisse svolto in perfetta intesa con i governi regionali delle singole regioni, io credo che si alleggerirebbe il peso della responsabilità e si adotterebbero soluzioni assolutamente adeguate al territorio. Certo è che il ritardo del Premier alla conferenza stampa di ieri sera, prevista per le 18 e di fatto slittata alle 21.30, conferma l'esistenza di tensioni all'interno dell'esecutivo. Ecco perché Musumeci teme un nuovo lockdown. Se tutti adottassimo la cautela, la prudenza per trovare un punto di equilibrio giusto tra la tutela della salute e una vita quasi normale, potremmo evitare la chiusura definitiva, che purtroppo non è ancora una certezza, ma se continua questo aumento indiscriminato io non mi sentirei di escluderla per i prossimi mesi. E dunque, lo avete sentito, la pensa così il governatore Musumeci, ma intanto il nuovo decreto non piace alla maggioranza dei sindaci, che, dicevamo, sentono il peso della responsabilità trasferita loro dal governo. Salvo Cutuli è andato al comune di Acireale. Emergenza Covid-19, il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, illustrato ieri in conferenza stampa dal Presidente Giuseppe Conte, di fatto trasferisce ai sindaci le responsabilità sulle modalità di contenimento della pandemia, che impegnano le amministrazioni periferiche nell'adozione di provvedimenti restrittivi in ambito locale. Una scelta contestata dai diretti interessati, che si ritrovano a gestire situazioni delicatissime e spesso al di fuori della loro sfera di competenze nel contrasto alla difficile situazione sanitaria che sta attraversando il Paese. Subito dopo l'annunciato programma da parte del Presidente Conte,
Monte, il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani De Caro, ha manifestato le proprie perplessità. L'adozione di misure di contenimento al virus riversa sui primi cittadini, scelte che potrebbero avere effetti disastrosi sulle già fragili economie dei territori che hanno dovuto arginare la prima ondata pandemica. La parola d'ordine è evitare gli assembramenti e ridurre al minimo consentito i contatti fisici tra più soggetti all'aperto nei ritrovi, nonostante le direttive nazionali impongano chiusure in determinati orari e il divieto di affollamenti nei luoghi pubblici, lasciando alle istituzioni territoriali il compito di stabilire eventuali nuove chiusure mirate per contenere possibili focolai. Ad Acireale il sindaco Stefano Lì pone una serie di riflessioni, a cominciare dalla decisione che potrebbe assumere un sindaco di un comune vicino, ad esempio, di chiudere le attività di ristorazione, che inevitabilmente riverserebbe la clientela sulle comunità vicine, spostando i flussi senza risolvere realmente il problema degli affollamenti di locali e piazze. Da qui la necessità di avviare azioni concordate con le vicine municipalità di Catania e Aci Castello, con le quali esiste già un accordo di massima. Intanto i comuni si stanno riorganizzando con la ripresa delle riunioni di carattere politico ed amministrativo in videoconferenza, agevolando il lavoro dei propri dipendenti in smart working. Il presente è incerto, il futuro non privo di ostacoli. Una scelta che è stata contestata già da diversi sindaci, in primis De Caro, che è il presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Diciamo che è una cosa che faremo perché chiaramente ci compete, quindi lo facciamo. È difficile riuscire a fare delle scelte che riguardano l'apertura e chiusura di certe zone, non avendo chiaro, non avendo conoscenza, come invece ha l'ASP, di quali sono le modalità in cui avviene il contagio. In questo momento Acireale ha una situazione che rispetto al panorama complessivo è molto positiva, perché i soggetti la percentuale di soggetti ogni 1000 abitanti di Acireale è molto più bassa rispetto sia a quella della provincia, sia a quella della regione Sicilia, sia a quella dell'Italia. Quindi interventi particolari io non ne prevedo in questo momento. Eventuali situazioni che si dovessero venire a creare sicuramente richiederebbero interventi, però è chiaro che bisognerebbe conoscere, cioè andare a capire se il contagio si sta sviluppando perché c'è la movida e quindi c'è un contagio che avviene dopo le 21 perché c'è un particolare assembramenti. È qualche cosa che a noi sindaci sfugge, non abbiamo una visibilità, e quindi è demandare una responsabilità e scelte che possono essere anche drammatiche per altri soggetti, perché chi gestisce delle attività di ristorazione, delle attività pub, bar, sarebbero pesantemente condizionate, quindi sono passaggi molto delicati. L'ultimo punto che credo che sia importante, eventuali chiusure vanno valutate congiuntamente con i sindaci dei comuni vicini, perché subito dopo la riapertura a maggio, sia con Catania sia con Aci Castello, avevamo stabilito degli orari comuni per evitare che un comune chiudesse e quindi tutti i ragazzi che erano in giro si spostassero sugli altri comuni dove ancora c'era l'apertura. La stessa cosa vale in questo caso, perché se supponiamo Catania decidesse di chiudere il centro storico, o Aci Castello, tutti i ragazzi si sposterebbero, chi in effetti vive queste aree, si sposterebbero sui comuni vicini, creando un disagio o un maggior assembramento negli altri territori. Quindi le scelte vanno fatte su una scala più ampia che il singolo comune, e su questo sicuramente ci confronteremo anche attraverso delle riunioni che sicuramente il prefetto organizzerà. Ed intanto da questa mattina in provincia di Catania anche il comune di Randazzo è un territorio blindato. Stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, chiusi pure i musei, le biblioteche, i luoghi di cultura. Mentre per quel che riguarda il lavoro bisognerà favorire lo smart working. Il coronavirus cinge d'assedio Randazzo, dove arriva la zona rossa scattata alle 9 di questa mattina, un vero e proprio cluster territorializzato. Un provvedimento che è stato assunto dal presidente della regione Nello Musumeci d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza. Zona rossa che rimarrà in vigore fino alle ore 24 del prossimo 26 ottobre. 97 le persone positive al Covid-19, questa è la motivazione della zona rossa. In particolare a Randazzo sarà vietata la circolazione a piedi o qualsiasi mezzo pubblico privato all'interno del territorio comunale, fatto eccezione per esigenze lavorative giudicate indifferibili oppure situazioni di necessità
oppure ancora motivi di salute, ma anche per l'acquisto e il consumo di genere alimentare e l'acquisto di beni di prima necessità, ma solo una volta al giorno. Il sindaco Francesco Sgroi così si è rivolto attraverso Facebook ai suoi concittadini. Oggi la situazione va affrontata e va affrontata assolutamente. Non potevamo più permetterci che il contagio continui a propagarsi. Un'ordinanza che impone misure più restrittive per il contrasto e il contenimento del contagio sul territorio di Randazzo. L'ordinanza è stata condivisa anche da me, perché, cari concittadini, oggi servono delle misure urgenti e di contrasto. Io, cari concittadini, vi dico che, seppur comprendo che è difficile da parte di tutti che qualcuno imponga limitazioni sulla libertà personale, per oggi vi chiedo molta responsabilità e comprensione. Oggi serve frenare il contagio. Oggi serve che tutti i cittadini randazzesi capiscano e abbiano quell'alto senso di responsabilità che sempre li ha contraddistinti. Dobbiamo fare qualcosa per salvaguardare la salute sul territorio, ma soprattutto per impedire che il virus esca fuori dall'ambiente domestico e possa intaccare le categorie più deboli e più vulnerabili. All'interno degli esercizi commerciali sarà consentito l'accesso a una sola persona per volta. Sono comunque consentiti l'asporto e la vendita al domicilio. Sarà possibile transitare per l'ingresso e l'uscita dei prodotti alimentari oppure sanitari oppure ancora beni di servizio e essenziali. Consentita la circolazione per garantire pure le attività necessarie alla cura e all'allevamento degli animali, nonché le attività imprenditoriali non differibili. Il provvedimento, dicevamo, è entrata in vigore questa mattina e Randazzo si aggiunge alle altre tre zone rosse: San Buca di Sicilia in provincia di Agrigento, Mezzo Iuso nel Palermitano, Galati Mamertino in provincia di Messina. E si guarda con attenzione anche al comune di Aci Catena. Intanto un'intera classe sarà in quarantena per questa settimana. L'istituto Scandura continua a crescere qui il numero dei positivi, che salgono a 18, 12 donne e 6 uomini. Di questi soltanto uno si trova in ospedale e sale anche il numero dei soggetti costretti ad isolarsi nel proprio domicilio, nella propria casa, che ad oggi risultano essere in 45. Adesso voltiamo pagina, lasciamo l'emergenza coronavirus, parliamo di infrastrutture, perché l'assessore regionale Marco Falcone è intervenuto sulla ripresa auspicata dei lavori sull'asse dei servizi di Catania. Oggi ha anche effettuato un sopralluogo sulla Siracusa-Gela. Sentiamo. Lavori che proseguono da un lato, lavori che invece vanno a rilento dall'altro. Il doppio volto degli interventi sulle autostrade siciliane o sulle arterie di grande comunicazione sono state oggi al centro di un sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, che questa mattina ha visitato l'autostrada Siracusa-Gela, più precisamente il tratto tra Rosolini e Ispica. Successivamente Falcone si è recato pure a Pozzallo, ma prima ancora ha rilasciato una nota con la quale sottolinea come si trascinino stancamente da un anno e mezzo i lavori di rotatoria del raccordo per l'asse dei servizi a Bicocca. Siamo dunque a Catania. L'esponente del governo Musumeci ha auspicato la ripartenza del cantiere, altrimenti, ha sottolineato, sarebbe più opportuno che l'impresa stessa lasci l'opera. Si tratta del cantiere ANAS della nuova rotatoria per il miglioramento della connessione tra la tangenziale ovest di Catania e l'asse dei servizi. Tornando invece all'autostrada Siracusa-Gela, dopo il sopralluogo Falcone ha incontrato i giornalisti. Insieme al sindaco Innocenzo Leontini anche un sopralluogo sull'opera 16 a Ispica, in territorio di Ispica, che, per la quale oggi consegneremo anche il collaudo per poterla riaprire al traffico e continuare sugli altri cavalcavia, l'opera 21, 35, ma anche la stessa opera 1. In più ci sposteremo sia nei due viadotti con l'impresa per capire appunto il contingentamento dei tempi e il rispetto dei tempi che abbiamo dato sia al Ministero per le Infrastrutture
ma li abbiamo dati soprattutto alla Sicilia. Il governo Musumeci vuole che i tempi vengano rispettati e al CAS abbiamo chiesto appunto questo. Si è fatto anche il punto sul raddoppio della Ragusa-Catania. Noi ci siamo sentiti qualche giorno fa col capo di gabinetto del ministro De Micheli, col consigliere Stanganelli. Abbiamo fatto presente che nella delibera del CIPE il presidente Musumeci dovrebbe essere nominato commissario dell'opera, questo per accelerare l'opera. Nel frattempo l'ANAS ha prodotto, comunque ha proceduto ad affidare la progettazione, l'aggiornamento e la progettazione definitiva e quindi quella esecutiva alla società di progettazione Sindagma e sta procedendo. Riteniamo che nei prossimi mesi avremo il progetto esecutivo, ma vi devo dire, noi per poter accelerare l'opera abbiamo bisogno che sia nominato un commissario. In questo senso riteniamo che la persona più idonea, così come concordato al CIPE con apposita delibera, sia Nello Musumeci. Ed ora l'esito delle amministrative. Franco Miciche, autonomista, capo di liste civiche, che ha incassato il sostegno di Lega, Forza Italia, e diventerà bellissima il nuovo sindaco di Agrigento. Ha raggiunto il 60,41% delle preferenze, mentre l'uscente Calogero Firetto si è fermato al 39,59%. Ballottaggio anche a Carini, Augusta e Floridia. Marco Carianni è il nuovo sindaco di Floridia, provincia di Siracusa, con il 58,9%, a Carini vince Monteleone con il 51%, ad Augusta fa festa invece Giuseppe Di Mare con il 54,51%. Adesso ancora a Catania. Catania avrà finalmente il proprio museo regionale, sono stati consegnati i lavori. 5 milioni di euro, un anno e mezzo di lavori di recupero, ristrutturazione e conservazione dell'edificio che nella primavera del 2022 aprirà al pubblico come museo regionale. Qui nell'ex manifattura tabacchi, siamo su via Garibaldi, lo stesso complesso si affaccia anche sulla piazzetta che si apre sul mercato di San Cristoforo a Catania, struttura la cui costruzione risale al 1800 e destinata in un primo momento per uso militare, ampliata nel primo ventennio del 1900 quando poi fu convertita in azienda. L'acquisto da parte dell'ente regionale nel 2007 con l'obiettivo di dotare anche la città di Catania di un suo museo regionale. La città infatti era l'unica siciliana senza spazi dedicati a opere e reperti di grande pregio sotto la tutela della regione. Catania era l'unica città della Sicilia, capoluogo appunto di provincia o area metropolitana, a non avere un museo regionale. E questa è veramente una grande soddisfazione, poter consegnare i lavori affinché questa bella idea si possa realizzare e concretizzare, per poter esporre i tantissimi migliaia di materiali che sono qui in deposito, cominciando dalla stipe di Piazza San Francesco ritrovata negli anni 50 del secolo scorso, ma soprattutto i tantissimi migliaia, anche in questo caso, di reperti archeologici che sono stati confiscati a seguito di sequestri a coloro che le detenevano in maniera illegittima, e tantissimi materiali provenienti da scavi archeologici condotti nella giurisdizione dell'area metropolitana, che finalmente potranno vedere la luce, ossia essere esposti. 5 padiglioni, ciascuno di 750 metri quadri, una struttura immensa che non sarà snaturata, spiega il direttore dei lavori Nicola Neri. L'importo è 5 milioni di euro e prevede la rifunzionalizzazione della fabbrica senza snaturarne gli elementi caratterizzanti, e ha la possibilità, nello stesso tempo divenendo museo di se stessa, di ospitare delle collezioni di varia natura, non solo archeologiche, ma anche di natura etnoantropologica, anche storico-artistica. E ancora a Catania, per Piazza Aldo Moro, a Vulcania, al buio, la risposta dell'assessore arcidiacono. Ancora qualche settimana e l'impianto di pubblica illuminazione di Piazza Aldo Moro a Catania, guasto da 8 mesi, verrà risistemato. Rassicura tutti i residenti e consiglieri del terzo municipio, Borgo Sanzio, l'assessore alle manutenzioni del comune, Giuseppe Arcidiacono, che garantisce entro l'anno tornerà la luce nella zona dell'ex centro commerciale Vulcania, e contesta la protesta svoltasi lo scorso venerdì, così si istigano i cittadini a manifestare e ad illuminare simbolicamente l'area con delle candele al calar della sera. Erano stati consiglieri
della circoscrizione Jonathan Grasso e Salvo Lapisarda, assieme a loro anche Maria Ginardi e Sonny Berti e residenti e frequentatori del parco. Un disservizio, al buio la Bambinopoli ma anche il campetto di basket, l'area sgambamento cani, la più grande di tutta la Sicilia, e il polmone verde che si estende da via Torino a via Guido Gozzano, che si protrae dall'inizio del 2020 e a cui l'amministrazione comunale non ha potuto ancora far fronte a causa della mancanza di fondi. Tutta colpa del dissesto finanziario in atto, spiega l'assessore Arcidiacono, ma le risorse sarebbero state ora individuate e serviranno a riparare questo e anche altri impianti spenti in diverse zone della città. Io purtroppo ho cercato le economie che per motivi di dissesto non è stato facile trovare. Finalmente siamo riusciti a recapitare qualche economia per poter sistemare il problema dell'illuminazione che in alcune parti della città è carente. Mi riferisco non soltanto a Piazza Aldo Moro ma in particolare a San Giovanni Galermo, a Librino, dove ci sono delle strade estremamente davvero buie. Lì è un problema anche di sicurezza. Piazza Aldo Moro non è che non lo sia, ma in parte è illuminata, quindi tutto sommato possiamo anche resistere qualche settimana. Quindi fare delle manifestazioni di questo tipo possono servire da stimolo, ma sa bene la municipalità di pertinenza, con la quale ho parlato più volte a nome del suo presidente, che siamo assolutamente lì sul pezzo. Quindi fare manifestazioni che sanno più che altro di istigazione, non altro, perché la città in questo momento non deve essere istigata. Quindi io richiamo al senso di responsabilità i signori consiglieri della municipalità affinché capiscano il momento dell'amministrazione. Chiunque fosse stato il sindaco oggi sarebbe stato lo stesso problema. Non dimentichiamoci che sono problemi che non sono nati oggi, sono nati da qualche anno che sono problemi. Quindi io farò di tutto, da questa emittente lo prometto, affinché entro l'anno io sistemi in maniera definitiva questo problema. E ci sono invece buone notizie che riguardano l'area artigianale di Acireale, perché è stato definito l'iter burocratico, quindi significa sbloccati i lavori. Con una spesa di circa 10.000 euro l'amministrazione comunale di Acireale ha dato incarico ad una ditta specializzata di scerbare e ripulire il fondo agricolo di 2 ettari di via Volano, periferia sud della città, destinata ad ospitare l'area artigianale composta da 36 lotti, di cui 23 già venduti e da anni in attesa del via libera alla costruzione dei capannoni, fermi a causa di un difetto nella progettazione. Le unità edilizie sulla carta erano state cedute con una cubatura che prevedeva un'altezza di 11 metri, in realtà i titolari non avrebbero potuto elevare oltre 6,50 metri. Fuori terra. Da qui il fermo dei lavori e le proteste di coloro che hanno sborsato cospicui anticipi per assicurarsi gli appezzamenti. Tutto è rimasto congelato per decenni e non sono mancate le periodiche immancabili polemiche sull'immobilismo politico e burocratico che ha determinato un diffuso stato di malessere tra gli investitori beffati dagli errori in fase di progettazione di cui non erano a conoscenza. La variante progettuale approvata con la modifica dei volumi di edificabilità del piano regolatorio generale restituisce piena operatività ai singoli lotti di 600 metri quadri nel rispetto dei contratti sottoscritti a suo tempo dagli aventi diritto. Finalmente stamattina sono iniziati questi lavori di scerbatura e di pulizia, perché dopo una criticità che si è determinata con l'acquisto di aree con parametri urbanistici difformi rispetto a quello che era stato acquisito e acquistato, e con la variante urbanistica che è stata approvata dall'assessorato regionale territorio e ambiente, quindi che ha allineato le norme di attuazione alle aspettative degli artigiani, oggi sono iniziati i lavori di pulizia e scerbatura in modo da poter fare un incontro con gli acquirenti dell'area, con coloro che già hanno acquistato l'area, e verificare le condizioni dello stato dei terreni e se ci sono ulteriori elementi da sistemare al fine di dare veramente inizio all'area artigianale di Acireale. E adesso invece parliamo di formazione ambientale a difesa dell'ambiente per la riduzione dei disastri ecologici. Alla giornata internazionale della riduzione dei disastri ambientali, svoltasi ieri nella sede del Comune di Acireale, si è parlato anche di attività di informazione e formazione rivolta ai volontari e cittadini su norme comportamentali e procedure anti-Covid-19.
Un incontro formativo per approfondire temi di grande attualità e aggiornare gli operatori volontari della protezione civile impegnati nel servizio sanitario sugli interventi in caso di cittadini covizzati. La salute degli operatori è fondamentale e il corretto utilizzo dei dispositivi protettivi non può essere improvvisato. Nel corso dell'incontro inoltre sono state consegnate attestate di stima ai volontari coinvolti durante la prima emergenza coronavirus nel territorio ennese. Non solo eventi sismici e climatici fronteggiati da attività di protezione civile che si estendono nei vari ambiti territoriali in appoggio alle comunità colpite da disastri naturali, ma anche l'emergenza epidemiologica che sta impegnando migliaia di volontari che quotidianamente supportano gli operatori del primo soccorso nella gestione della pandemia tra ricoveri e trasferimenti nelle strutture ospedaliere e sostegno domiciliare a quanti sono costretti all'isolamento volontario. Un momento in cui abbiamo coinvolto sia i cittadini con stamattina dei workshop che riguardano la disostruzione pediatrica e il primo soccorso e oggi pomeriggio insomma con momenti dimostrativi che appunto riguarderanno i volontari di protezione civile, in modo particolare per la svestizione e l'utilizzo dei DP proprio in questo momento di emergenza pandemica e vogliamo anche qui promuovere la cultura della prevenzione nell'utilizzo, nel saper utilizzare appunto anche i dispositivi di sicurezza proprio in un momento storico molto particolare che ovviamente ci vede anche diciamo impegnati in prima linea come volontari di protezione civile per garantire appunto la sicurezza ai nostri cittadini. Con i volontari della protezione civile, il CSVO e tutti i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Arcicaccia, il nostro gruppo comunale di protezione civile che si articola tra alcuni incontri che si fanno qui all'interno dell'area COM, sono contingentati e avvengono anche per prenotazione, per non creare assembramenti, e riguardano la disostruzione pediatrica e la vestizione e svestizione dei volontari quando si vanno a fare degli interventi, e invece nel largo vecchio ci sono delle dimostrazioni, vengono delle dimostrazioni con un maxi schermo a cura proprio dei volontari. Quest'anno si parla di disastri ambientali, quindi ci sono alcune dimostrazioni, alcuni video che trattano l'argomento. E questa sera all'intervista ospite in studio il vice sindaco di Catania, sindaco in realtà facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, con l'esponente della giunta pugliese che è anche assessore al bilancio. Si parlerà innanzitutto del nuovo decreto e anche della situazione finanziaria dell'ente in dissesto e della sospensione di 18 mesi del primo cittadino Salvo Pugliese. Appuntamento dunque su Rai TV come sempre alle 20:20 e alle 23:30 anche su Facebook ed in replica nei prossimi giorni. Nessun aggiornamento, è tutto dunque per questa edizione serale di Ora TG. Grazie di averci seguiti e a tutti una buona serata. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, martedì 20 ottobre in Sicilia. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi ma senza pioggia. Qualche addensamento in più nella parte più sud-orientale dell'isola tra le province di Siracusa e Ragusa. I venti saranno deboli da sud-sud-est con rinforzi lungo il litorale. I mari quasi calmi, poco mossi. Le temperature stazionarie sia lungo le coste che nella parte centrale della nostra regione. Farà più caldo tra Catania, Siracusa ed Agrigento, 23 gradi, quindi Palermo e Messina con 22. Rigide le minime a Enna e Caltanissetta.